con il fiume alle mie spalle vi do il benvenuto, bentornati sul mio canale e oggi ricomincia, o meglio, ieri è cominciata la nuova stagione qui a Gardaland. È domenica, affluenza è alta, ieri era ancora peggio, ho riscontrato già problemi, quindi si partono con le critiche dedicate a Gardaland. Sicuramente ci saranno delle cose positive, ma sappiate che già è successo qualcosa che potrà servire a voi se ancora non avete fatto l'abbonamento o comunque se venite qui al parco. Intanto vi dico già, magari lo sapete già, i bambini iniziano a pagare l'abbonamento. C'è Gianluca! Buona! Sto weekend va così. I bambini iniziano a pagare già dai sopra i 90 centimetri, quindi non più i 100 ma i 90 centimetri. Ryan è 91 e è successo il finimondo per riuscire a entrare, perché io e Angelica avevamo già l'abbonamento giustamente, ma questo ve lo racconto durante la giornata. Intanto buona continuazione qui sul mio canale e ci vediamo tra poco, penso in zona Jumanji, e vediamo un po' le novità. Poi incontrerò anche Mago Alter Ego, e sarà in Street Magic qui nel West, ci saranno tante cosine oggi. Comunque ci vediamo dopo. Ok, allora, la giornata è bella, c'è il sole, sto passando sotto a Raptor, pensavo stesse passando anche Raptor, ma invece era già passato. Quindi, adesso siamo nella zona Far West, vado verso la zona di Jumanji, che Gianluca me lo vuole far fare assolutamente, anche se io non ho voglia, ma ovviamente dovete sapere se l'ippopotamo funziona, se le macchine si incrociano, quindi molto probabilmente, se non c'è una coda esagerata, andrò a fare Jumanji The Adventure. Eccolo lì, no, l'avete intravisto, vabbè, e niente, vediamo un po' come sarà l'affluenza, ho un po' paura, ma godetevi questo video e non mancheranno le critiche, purtroppo, piano piano vi racconterò. Poi ci saranno delle cose nuove, tipo 1, 2, 3 puff di Mago Alter Ego, ci sarà lo spettacolo Impossible che si terrà a teatro insieme a Nautilus, ovviamente non insieme, ma sempre a teatro. Nautilus non ve lo farò vedere perché sicuramente non vado a vederlo, se volete vedere qualcosa di Nautilus andate nei video vecchi di Gardaland. E boh, mangeremo qua, non abbiamo portato panini, quindi si mangerà qua, magari mangiamo ancora al Buffalo Ranch, adesso vediamo un po', e basta. Sono un po' nervosetto, ragazzi, ve lo devo dire, però adesso siamo dentro, non ci pensiamo e andiamo avanti con questa giornata a Gardaland, perché la stagione è ufficialmente iniziata. Allora, avete ben visto la baby dance, che non è una baby dance perché balla solamente il prezzemolo e la ragazza, i bambini non possono interagire nella baby dance. E ok, sto andando a Looney Tunes 4D e vediamo un po' questa novità, eccola qua. Io spero che abbiano preso un bel, c'è il sole, non vedo se si vede, ragazzi, aspettate che... eccola qua. Secondo me sto giro ci hanno preso, però secondo me l'hanno presa, perché hanno preso uno spezzone. Ma non hanno preso un cazzo. Vedrai. Hanno preso un cazzo. Vedrai. Spezzoni, non ha senso. No, vedrai che questa volta ce l'hanno fatta. Andiamo e ve lo dico tra poco appena esco. Non mi ricordo neanche cosa stavo dicendo prima di quello. Si entra di là, quella è l'uscita. Gianluca è... lui ha praticamente aperto Gardaland e ancora non sa dove si entra. 4D, i faccioni, un altro faccione, l'altro faccione e il faccione di Gianluca che è sempre impegnato col suo telefono. E due faccioni piccolini, uno e uno, due. Cosa c'è? Cosa c'è? Dite, cosa c'è? Cosa c'è? Dove andiamo? Salutate intanto. Dai. Saluta. No, vuole scendere. Ryan vuole scendere e niente. Emiliano. Gianluca mi continua a interrompere i video. Io quando lui registra io non mi avvicino neanche, e invece lui, avete visto cosa fa? Non seguite più il suo canale. Ma sto scherzando, ovviamente. Iscrivetevi anche al canale di Gianluca. E boh, basta. Oggi sono nervoso, ragazzi.
Ecco qua i bellissimi occhiali di cartone, pronti per vedere il Looney Tunes, la novità 2024, qui al 4D. Devi metterli per forza. Guarda papà. Oh, io continuo a sponsorizzare il canale di Gianluca, ma lui mai mi sponsorizza il mio. Ma ti devo ancora filmare. Oh oh. Allora, 4D alle mie spalle. Non ci hanno preso, come dicevo. Meglio secondo me, perché comunque Bip e Willy Coyote sono un tema molto 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 buono per il 3D. Però manca qualcosa, ci vuole un video dedicato, proprio una storia bella che inizia e finisca. Quindi anche sto giro non ci abbiamo preso completamente, però i bambini all'interno hanno apprezzato. Abbiamo appena visto che la coda è lunga. Adesso noi andiamo davanti a Jumanji lì, in ultima fila, no, in prima fila lì, diciamo. La coda cambia adesso, di qui, go, così cambia tutto, siamo tutti. Ci giriamo, no, 30 minuti di coda in salita, in aumento per Jumanji The Adventure. Proprio ragazzi, scusatemi, ma io non ce la posso fare. Quindi sappiate che dentro l'ippopotamo potrebbe funzionare o non funzionare. E niente, quindi Jumanji oggi, a meno che pomeriggio si svuoti completamente, ma dubito fortemente, non lo vedrete in questo video. Andiamo a vedere un attimo la nuova costruzione. E devo dirvi già, tutti con sta critica del viola, a me verde e viola mi piace un botto. Poi l'attrazione sarà quella che sarà, il lupo sarà quello che sarà, vediamo se si intravede qualcosa e boh, guardate anche voi. Fatto apposta sicuramente. Vabbè, non si vede granché, vediamo se riusciamo a vedere un attimo. Comunque questo è il viola, colore proprio predominante. Luca dice che questa non è l'altezza finale, lo spero, perché è veramente bassa, anche perché altrimenti la bocca del lupo dove cadrà diciamo le sedie, mi sembra veramente un po' ridicola. Quindi secondo me qualche metro deve salire, però vi garantisco, a me piace un botto il fatto del viola insieme al verde. Sono due colori che mi piacciono insieme e secondo me, sotto la questione colore, potrebbero averci preso. Poi ripeto, l'attrazione sarà quella che sarà, ma io comunque una drop family così non l'ho mai fatta, quindi sono abbastanza curioso di farla e vediamo un po'. Secondo me potrebbe essere interessante anche e soprattutto vedere da che altezza la fanno partire. Sicuramente non sarà dai 90 centimetri, quindi torniamo al fattore abbonamento bambino, 59 euro per fare cosa? È un po' troppo far partire 90 centimetri. È vero, sono, quanti anni ha Gardaland? È sempre stato così, i bambini sotto i 100 centimetri non hanno mai pagato, quest'anno hanno deciso di farlo pagare sotto i 90, ci sta. Sono tantissimi anni che era così, le cose cambiano, hanno bisogno di soldi, quindi può starci il fatto che il bambino inizi a pagare dai 90 centimetri, anche perché l'Olandia già lo fa, lo fanno in tanti parchi. Però l'Olandia, mio figlio fa Vrom, fa le montagne russe, fa tutto, qui viene a Gardaland, 59 euro per fare Doremi Farm, il veloplano non può farlo. E quindi è un po' questa la mia arrabbiatura di oggi che vi dicevo, oltre al fatto che purtroppo, colpa mia, abbiamo comprato gli abbonamenti io e Angelica mesi fa, non abbiamo visto che il bambino iniziava a pagare dai 90 centimetri, siamo entrati, ci hanno misurato il bambino, ci hanno misurato Ryan
e ovviamente era 92. Non è che hanno detto vabbè, la prossima volta che tornate fate l'abbonamento, o pomeriggio, o quando volete uscite e fate l'abbonamento al bambino, o ve lo facciamo noi, o fatelo su internet e entrate. Fattore internet, il sito crashato, tutti a fare abbonamenti, e ovviamente il sito non andava più, quindi cassa. Cosa vuol dire cassa? Vuol dire che alle 10:15 mi sono messo in coda, sono entrato nel parco alle 11 per fare l'abbonamento a Ryanair. Io questa cosa trovo veramente ridicola. Capisco che il sito vada in crash perché tutti magari prendono l'abbonamento all'ultimo, cosa che non ho fatto io. Il problema mio è stato proprio l'abbonamento del bambino, che non sapevo di questa cosa dei 90 centimetri. Ma un parco come questo, con un sito che va in crash, che poi oltretutto, ragazzi, non è che dici perché c'era tanta gente che faceva l'abbonamento oggi è andato in crash. No, già quando avevo fatto l'abbonamento mesi fa, che era in settimana normalmente a parco chiuso, il sito non funzionava bene. Ho avuto un sacco di problemi anche per fare l'abbonamento a Sea Live di Gardaland, quindi ho dovuto anche chiamare, fare, disfare, poi alla fine ci sono riuscito. Vabbè, questa è la situazione di oggi. Ma detto questo, siamo qua in piazza Jumanji, sempre bella comunque, a parte l'obobio là dietro. E niente, come vi dicevo, incontreremo Mago Alter Ego, ci farà delle magie, poi ci sarà il suo spettacolo, spettacolo a teatro nuovo di magia, poi ci saranno altre novità, sì, la baby dance di Prezzemolo e non mi ricordo, dopo vi faccio sapere le altre novità 2024. Ma detto questo, andiamo avanti con questa giornata, lasciamo alle spalle questo problema che ho avuto. Era solo giusto per farvi sapere che, attenzione, se venite senza abbonamento, le casse, tutto quanto, quindi armatevi di pazienza, fate l'abbonamento, non prendete ovviamente biglietti in cassa, anche se venite per un giorno prendeteli online se riuscite, perché veramente vi perdete la giornata. Per me entrare a Gardaland alle 11:10 è un incubo. E avete visto, giusto per concludere la cattiveria, avete visto quando la baby dance di Prezzemolo, cioè l'hanno messa in mezzo alla coda dell'attrazione praticamente. Per entrare nell'albero di Prezzemolo la gente passa davanti alla baby dance. Però vabbè, fa niente, dettagli. Ciao, andiamo avanti. Ho fame. Allora, sapete che purtroppo sono un fumatore. A Gardaland ovviamente, come a Leolandia, hanno messo le zone fumatori. Ed è giustissimo. Ed è una cosa giusta. Ma guardate qua l'intelligenza delle persone. Aspettate. Non spegnere qui le tue sigarette. Fuma solo nelle aree apposite. Guardate. Spengono le sigarette e le buttano dentro al cestino. Detto questo, abbiamo deciso di mangiare after service di Aladino, che è non una vita di più che non ci mangio, quindi mi sembrava l'idea più giusta per Ryan oggi. Quindi loro sono già dentro, adesso entriamo anche noi, vediamo un po' cosa offre after service di Aladino e poi vi faccio vedere cosa ho scelto. Allora, lasagne, patate arrosto, cotoletta gigante perché è bella grossa, angelica cotoletta, i booster per Ryan, le due coche, le due patatine. Diciamo che, vabbè, siamo a Gardaland, ok? Sto guardando lo scontrino per farvi capire un attimo. La media delle patate 3,90, le patate arrosto, le lasagne 7 euro, bla bla bla, totale 47,50 euro. Sembra un po' eccessivo, però tutto sommato ci sta. Allora, se servi Saladino, mangiato veramente 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 bene, ho mangiato davvero bene, le lasagne erano ottime, la cotoletta era immensa ed era buonissima, abbiamo mangiato veramente bene. Archiviato il pranzo, c'era il nuovo show sulla nave, ma purtroppo Taylor, la regina dei mari, l'abbiamo persa, quindi era alle 12:30, ovviamente sempre orari balordi, però avendo il bambino a mezzogiorno deve mangiare,
non si scappa, l'abbiamo perso. Quindi questo nuovo show, se volete vederlo qua sul mio canale, lo vedrete la prossima volta che veniamo qua al parco. Quindi, ma detto questo, ho fatto i corsari, la coda era praticamente zero, quindi beccatevi i corsari. Ovviamente non andavano alcune cosine, l'ultimo video era proprio zero, il penultimo video andava un po' a lampeggi, però vabbè, l'esperienza dei corsari è sempre bellissima. Hai visto? Ti dai il bacetto. Ah, mettiamolo via, mettiamolo via. Volete fare un'altra foto? Vuoi fare una foto con la pistola? Non so. Volete fare una foto? Coraggio, venite! A differenza di Leolandia, come
avete appena visto, qui le attrazioni acquatiche stanno già funzionando, quindi Colorado Boat va, sicuramente andranno anche le rapide che ci sono di là, guardate qua che viola. E niente, ora andiamo nella zona west, che voglio incontrare Margot Rego, e poi alle 3:30 ci sarà il suo show, il nuovo show 1-2-3 Puff, per poi dopo alle 4:30, alle 16:30 ci sposteremo a teatro per il nuovo show, che è quello magico. Quindi gioco in casa e vediamo un po' cosa ci regala Gardner. Sarò molto critico ovviamente, e niente, andiamo. Più veloce? Sì, dai, vai. Vai, Emi, prendila, scegli quella che vuoi. Perfetto. Vuoi cambiare? No, va benissimo. Direi di fare una cosa, cambiamo. Per renderla unica al mondo, ho un bel pennarello, facciamo uno scambio. Così puoi autografarmi i servizi direttamente sulla faccia della casa. Oh, ti avrei chiesto un cuore, ma se questo è un cuore ho appena avuto un infarto. Non ti preoccupare, direi di mischiare da una parte, dall'altra vuoi mischiare tu? Grazie per la fiducia. È così che funziona il set di fiori, la carta che mi è stata pescando la voglio prendere, disperdere in mezzo al mazzo e andarla a ripescare in una maniera poco ortodossa. L'unica cosa che vi chiedo è di non distogliere assolutamente il vostro sguardo dalla mia crew. No. Questa non è la carta qualsiasi, è quella che mi è stata autografata. Bravo! Un regalo! No, che sbaglio! Ciao a tutti! A duplicare, è in realtà un'illusione, data dalla pressione del mio dito ostaggio. È vero, è impossibile che io possa, con la sola pressione del mio dito, duplicare questo dito. La seconda pallina, ovvero pipita, la terza, se io sono il più grande cercatore di pepita del mondo, so che lei, ho visto il cartello volante, lei è la ladra più veloce di pepita, nessuno si è accorto di niente, ma anche questa volta c'è lui in mano. No! Vi aspetto, 15:30 a Teatro della Fantasia. Ciao! Con l'abbonamento Junior c'è il gadget in omaggio. Ovviamente il gadget in omaggio non è disponibile. Poi io sono quello che critica Gardner, ok? Niente, si prenderà in un prossimo momento. Adesso andiamo a vedere per il pass delle foto, perché avendo l'abbonamento pagare €14,90 una foto mi sembra un po' tanto, visto che con l'abbonamento si riesce ad avere un prezzo migliore tutta la stagione. Adesso vediamo l'info point, chiediamo e poi vi faccio sapere. Gardner Theater con lo show Impossible. C'è Ryan che ha trovato una foglia, boh. E Impossible
con Paolo Carta, ma a quanto pare Paolo Carta oggi non c'è. Quindi ci saranno delle volte che ci sarà, a volte non ci sarà. Lo show sarà sempre lo stesso anche se lui non c'è. Ma detto questo, ovviamente dubito che a questo punto si possa filmare durante lo show Impossible, però vediamo un po'. Comunque, quando esco vi saprò dire, ovviamente giocando in casa, vi dirò cosa ne penso e com'è. Di Impossible. No. È impossibile parlare di Impossible perché ragazzi, non vi voglio spoilerare niente, è uno show che dovete vedere assolutamente, che vi piace la magia o non vi piace la magia, è uno show da vedere. C'è lo zampino di Paolo Carta, oggi lui non c'era. Lo show è bello perché è contornato dai ballerini di Gardaman. Sono una sequenza di illusioni. L'illusione finale è l'illusione finale. Non vi spoilerò niente. Non so la differenza per Paolo Carta, ma alla fine in sé l'artista di oggi è stato bravo. Cos'altro dire? Moto che appaiono, moto che scompaiono, non vi spoilerò nient'altro. Guardatelo perché è bello, ho visto decine e decine e decine di show del genere, li ho visti anche a Las Vegas in America e non è male, merita, è una chicca che Gardaland, a cui Gardaland mancava, perché c'è lo show di Alter Ego che è dedicato più che altro ai bambini, ma una cosa così in un parco a tema serve e Gardaland ce l'ha. E complimenti per Gardaland, non posso dire niente. Allora, abbiamo già pareri contrastanti su Impossible. Si parla con Gianluca, si parla con la gente. Allora, ragazzi, se vogliamo parlare di uno show di magia, non potete paragonare gli show che si fanno in America. Questo è un bellissimo show. Ok, lasciate perdere che sono 5-4 illusioni, una in filo all'altra, ma sono strutturate bene. La musica c'è, i ballerini ci sono, le illusioni ci sono, quindi io lo dico per voi, lo dico chi volete, quello del cubo, il cubo di Rubik, in termine tecnico è l'origami, ok? È una bellissima illusione, sarà un po' noiosa, dite quello che volete, però è geniale anche il modo in cui l'hanno fatta qui a Impossible. Detto questo, chiudiamo il discorso magia, se no diventa troppo ampio e devo recuperare Ryan e Angelica che non so dove sono. Ma perché ce l'hai su con le foglie? Dove indico c'è proprio la girettino sul fly, non mi ricordo come si chiama. Andiamo di là.
sempre no, bello. Perché comunque una bella vista lago, si vedono tutte le giostre, tutte le attrazioni, si vede il parcheggio, si vede la casa di qualcuno. Quello che avete appena visto è la Street Animation, ok? Cosa vuol dire? Vuol dire la novità di Gardaland, che non ne ho parlato prima, Mago Alter Ego, che era nella zona Far West, le ragazze che suonano, i ballerini che ballano, quindi quelli che avete visto adesso, questa è praticamente la novità. Quindi in giro per il parco vedete non le mascotte in generale, perché loro fanno i meet and greet, ma proprio queste animazioni. Detto questo, ragazzi, siamo alla chiusura del video. Sto passando sotto il tunnel di Gardaland. È andata come è andata, pro, contro, cose buone, cose negative. Non vi ho parlato del il photo pass di tutta la stagione, ve ne parlavo prima, alla fine è ufficiale. 24,90 euro, avete tutte le foto che volete sulle attrazioni. Con l'upgrade di 9,90 euro avete anche tutti i meet and greet, e i meet and greet entrano anche quelle foto dove vi vestite da cowboy, comunque nella zona di West, dove vi fanno proprio gli scatti che vi potete vestire, travestire, e quindi l'abbiamo fatta, anche perché intanto si torna, le foto con Ryan, prezzemolo vestito a Oktoberfest, prezzemolo con Halloween, sono sempre foto, una foto sola sono 15 euro stampata. Con questa cosa avete tutte le foto in digitale, ovviamente. E niente, vado a prendere l'ultima foto che abbiamo fatto e poi vi saluto. Ok, la sera è calata, sono qui per salutarvi. Abbiamo perso un po' di tempo perché i server erano lenti per le foto da scaricare, da mettere sull'app che ti danno per quando fai l'abbonamento al PhotoPass. E quindi niente, ragazzi, oggi è stata una giornata un po' particolare, è finita. Gardaland l'ho trovato in alcuni punti, diciamo, messo bene, in altri messo un po' male. Alla fine abbiamo fatto anche il mammut in sé aveva un corno rotto, l'altro crepato, tutto da colorare, anche abbastanza fluido, ma alla fine è da sistemare, un po' come tante cose qui a Gardaland. Detto questo, abbiamo l'abbonamento, ci torneremo diverse volte, in teoria, se tutto va bene, anche non solo nei periodi prestabiliti che sono l'Oktoberfest, Halloween, eccetera, ma cercheremo di venire il più possibile, sempre vita permettendo. Sicuramente avrò anche più possibilità con Movieland, perché comunque in settimana hanno aggiunto dei giorni, sapete che per me Movieland è Movieland, quindi adesso per Pasqua riparte anche la stagione a Movieland, non riuscirò a esserci, però appena riesco, aprile, boom, avrete anche il video di Movieland della nuova stagione. Detto questo, ragazzi, grazie di essere stati qui, io vi saluto, vi ringrazio come al solito, e dopo questo video ci sarà il video dedicato a Leolandia, che siamo andati ieri. E hanno acceso le luci, siamo nel parcheggio, ormai parcheggio vuoto. Ci vediamo in un prossimo video, ciao ragazzi.